Non è la partita di video, è partito adesso. Dai, vai, facciamo vedere queste tende di catena. Allora, N46, stiamo facendo la modifica del tende di catena, quindi BMW ha dato un nuovo part number, quindi un nuovo tende di catena, che è un po' differente dal vecchio, ora vi faremo vedere dove. Allora, intanto vi faccio vedere dov'è. Bene, allora, il tende di catena è più o meno... Ok, è questo. Adesso lo smontiamo con la chiave del 27 che ho già preparato qua. 27. Lo smontiamo e poi lo confrontiamo con quello nuovo. Sì, dai, io sono pronto. Fai vedere che la mollo. Mollo. Vai. Chiave del 27. Però bello serio. Sì, non era proprio morbido. Mollo. Non era mollo. È mollo, ma che cosa dite? Mollo che? Ma che mollo? Allora, molli sarete voi. E così guardiamo. Vai. Piscerà un po' d'olio, forse c'è il caso di mettere una vaschetta. Mettiamo uno straccio. Semplice, no? Vai, ancora un po'. Finirà pure. Oh, ok. Vediamo. Vai, mettilo di qua. Sembra un po'. Vabbè, adesso è spinto giù, ma forse. Ma sai che è uguale. No, non è uguale. Non è uguale. Guardalo bene. Allora, guarda la testa. Allora, questo è molto più ciccione. Infatti, questo è molto più sottile. Sì, ma tu devi paragonarlo da dove arriva la battuta nel motore. Quindi da qua il filetto, vedi, è differente. Allora, praticamente, se tu li metti uno contro l'altro e li premi, se vuoi farlo pure, non succede niente. Vedi che quello vecchio cede molto prima. Vedi? Come durezza. Quindi quello nuovo è, diciamo che è più rigido. Tende ovviamente la catena di più e non ha il motore stesso, non ha problemi nella tensione. Quello vecchio infatti aveva proprio, oltre al fatto che comunque lui ha i suoi chilometri, questo ha fatto 200.000 chilometri, quindi ovviamente un po' di efficienza l'ha persa. 200.000 è una macchina. Sì. E il motore 200.000 chilometri è ancora perfetto. E quello nuovo ovviamente ha una tensione maggiore. Questa prova andrebbe fatta con la testa a bagno d'olio, perché lui da qua, da questo foro, prende l'olio. Che mettiamo a fuoco, prende l'olio e lui va in pressione. Questo okay. ce l'ha laterale di qua. Ma quindi in pratica lui quando funziona, cioè macchina spenta, rimane tutto fuori? A macchina spenta, diciamo che non ha proprio la pressione che dovrebbe avere. Non ha la pressione. Perché non ha la pressione dell'olio qua dietro. Comunque lui tende, cioè va in tensione lo stesso. Ah, okay. Però con l'olio, va di più in tensione. Infatti in base ai giri motore, più pressione olio. Esatto. Ah, ok, tiene più spinto. Più sì, esatto. Ho capito. Ok. Ecco. Bene, rimontiamo quello nuovo. Bene, allora è entrato. Abbiamo dovuto premere verso l'interno finché avvitavamo, perché è parecchio duro quello nuovo. Diciamo che il bello è che c'è tanto spazio nel vano. Sì, è uno spettacolo sto vano. Oh, ma allora? È arrivato. Bene. Allora, perfetto, tensionatore nuovo messo. E niente. E anche questa è fatta. Questo lo parcheggiamo. Ovviamente questo qua, vedete che ha questa escursione che è abbastanza ridotta. Quello nuovo ha un'escursione molto più ampia, parte da qua e tende in tutto questo range qua. Quindi insomma abbiamo fatto anche questo upgrade per questo N46. Bene, procediamo con l'olio che devo ancora mettergli e poi abbiamo finito. Bene, alla prossima. Se il video vi è piaciuto, se vi è servito, se vi è stato utile, mi raccomando iscrivetevi al canale. Mettete anche un like già che ci siete e niente, ci vediamo alla prossima.